Buongiorno a tutti, ennesimo video con lo stesso look, quindi mi sto facendo un po' avanti con il lavoro. Allora, oggi parliamo di illuminante, cioè vedete questo qui che riflette, questo è l'illuminante. A cosa serve? Serve a mettere in evidenza determinate zone del nostro volto per renderle un po' più voluminose. Non so se è il termine esatto, ma in realtà è proprio per mettere in evidenza alcune zone che senza l'illuminante risulterebbero piatte. Quindi bisogna fare comunque molta attenzione all'illuminante. Perché? Perché magari se avete un naso molto grande come il mio, cioè largo, l'illuminante, questo qui riflettente in questa parte qua, non va messa, perché altrimenti lo facciamo vedere di più. Però è bellissimo appunto su un osso zigomatico, sulle ossa del décolleté, sull'arco di Cupido e così via. Non amo l'illuminante ovviamente nella parte centrale del viso, perché in questa parte qui abbiamo tutti più pori dilatati, quindi chi più, chi meno, chi come me che fanno schifo. E io solitamente appunto mi fermo più o meno qui, prima di tutta questa zona qui che è un po' più problematica. Molte persone lo mettono anche sul mento, ma in realtà nemmeno lì io lo preferisco, perché comunque anche qui abbiamo delle imperfezioni solitamente. Poi dipende molto anche dalla forma del vostro volto, perché se avete un volto troppo lungo, metterlo verso il basso è un errore, perché non fate che allungare ancora di più il viso. Però questo è un altro discorso. Io vi ho fatto un po' di tempo fa l'ABC del make-up, quindi vi rimando a quella rubrica lì sulle correzioni volumetriche, e adesso vi mostro tutti i miei illuminanti preferiti. Conoscete questo pack? Se siete appassionate di trucco, sicuramente sì. Questa è Becca Cosmetics, che ha lanciato da anni illuminanti multiriflettenti. Io bramavo questo illuminante da una vita, e quando sono andata in America quest'estate l'ho fatto subito mio. Il colore che ho io è Champagne Pop, non è quello più famoso, però era quello che mi convinceva di più, perché è un po' più che va nell'oro. Mi piace tantissimo perché è veramente multiriflettente. No, ma mettilo sopra la matita marrone che ho messo prima. La Becca Cosmetics ho letto da qualche parte che probabilmente arriverà anche in Italia, anzi no, ho visto qualche foto di qualche palette che qualcuno già l'ha acquistata, quindi magari date un'occhiata da Sephora. E fa tutto, fa anche gli illuminanti in crema, blush, base, insomma è veramente un'azienda che poi principalmente tratta quella che è la base viso principalmente, e questo è l'illuminante che ho acquistato di Becca. Un altro illuminante super famoso è il Soft and Gentle di MAC. Questa è la confezione vecchia, perché l'hanno cambiata da un paio d'anni, ma ovviamente una cosa così grande non può terminare se non dopo 10 anni forse. Parte della linea Mineralize, vedete questa linea più bombata ed è iper mega luminoso, veramente uno dei miei illuminanti preferiti di sempre. Un altro illuminante che amo, che ho scoperto da circa un anno, è questo qui, famosissimo anche questo, di The Balm. Trovate alla Gardenia e in altri negozi. The Balm non è un'azienda, non dico reperibilissima in tutti gli store, però è affiliata a determinate profumerie. E quello che ho io, che mi piace di più perché ho anche quello che va sul rosa, questo qui è il Mary Lou, cioè quello più famoso. Mi è cascato anche a terra, infatti è un po' rottino e sta qui per miracolo, quindi io ve lo mostro così, ma adesso lo chiudo subito perché pure che casca. Ed è super mega glow, mi piace veramente tanto. L'effetto sul viso è più verso il ghiaccio, quindi un effetto molto strong. Un pezzettino di Mary Lou. Un altro illuminante che acquistai un bel po' di tempo fa a Roma in un negozio di trucco, e non so effettivamente dove potete trovarlo, però Joe Blasco è un'azienda di Hollywood, non so se esiste ancora perché ce l'ho almeno da 4 anni, ed è un illuminante madreperlato. Sembra giallino, ma in realtà è di un perla oro pazzesco. Lo amo prima di tutto su tutti gli incarnati molto caldi, perché non ha questo effetto ghiaccio che spara troppo. E identico lo fa, guardate che bello,
Identico lo fa anche rosato. Mi sono pentita allora di non averlo acquistato rosato, però adesso che ci penso mi metto a vedere un po' online e vedo se trovo Zoblasco da qualche parte e magari ve lo scrivo già nell'info box. Non posso non inserire tra i miei illuminanti preferiti questi di Anastasia Beverly Hills nella palette. Io ho acquistato questa qui, ma ce ne sono altre due se non erro, tra cui una che va tutta nel rosa. Ho preso questa perché ho pensato fosse quella un po' più versatile, noi essendo sempre caldi la maggior parte abbiamo un sottotono giallo, quindi io a livello lavorativo utilizzo molto spesso gli illuminanti caldi che quelli freddi, quindi rosa, anche se comunque qui abbiamo un rosato. Questi qui sono vendibili anche singolarmente, però io ho preso il kit che conveniva perché praticamente ne pagavo 3. Poi abbiamo anche questo qui che è bronzed, che è proprio un oro scuro e l'ho utilizzato anche come ombretto ed è bellissimo. Mi piace tantissimo la luce del duo ombra luce di Neve Cosmetics, che vedete dal tappo com'è riflettente, è veramente pazzesca, anche perché la polvere è ultra fine, infatti bisogna fare attenzione quando si apre. Illuminante modulabile, possiamo stratificarlo per avere un effetto più evidente ancora oppure applicarlo su un altro tipo di illuminante in crema. Parlando di illuminante in crema, un ottimo è di Mulac che è Spark. Mi piace tantissimo perché anche da solo, anche al di sopra della cipria, come tocco finale va benissimo, non resta troppo appiccicoso, ma se volete fissarlo con un altro illuminante ancora meglio, magari se è sera e volete un effetto un po' più forte per le luci artificiali, applicate questo di base e un illuminante in polvere, magari uno di quelli che ho menzionato prima, e avete un effetto wow. Allora, vi mostro questi qui anche se sono di edizione limitata di MAC, perché se li rifanno ve li straconsiglio. In realtà Yellow Topazio, se non erro, fa parte comunque della collezione permanente e vale lo stesso discorso che ho fatto poco fa. Questo come base e questo al di sopra. Vedete che ci sono, è sia, c'ha un effetto sia rosato che dorato, quindi mi piace tantissimo. In abbinamento con questo l'effetto è veramente molto bello. Un prodotto più economico che comunque mi è piaciuto tanto è questa palettina di Sleek. A parte il fatto che è molto elegante la confezione, però è molto bella perché ci sono 3 colori in crema, quindi sempre lo stesso discorso, crema e polvere, e un unico colore in polvere. C'è questo colore qui che però c'è brillantini, quindi non amo particolarmente questo perché è troppo brillantinazzo qui e non mi piace, però questi due hanno un effetto molto leggero e questo qui come illuminante anche da solo è molto bello. Stiamo parlando di una palettina che sta intorno ai 12-13 euro con 4 illuminanti, usciva anche un pennellino, veramente economicissimo e molto bella. Ultimo illuminante è di Gerard Cosmetics. La sua forma originale non era così, cioè in realtà c'è sempre questa, ma in realtà ha un altro disegno qui, ma mi è arrivato rotto. Questo però non significa che non funziona e non fa il suo lavoro, quindi funziona ed è veramente molto bello, sempre con riflessi dorati. Vedete, funziona. Anche se comunque, nonostante io abbia ricompattato il prodotto, lo trovo un po' polveroso. Non so se è un effetto dovuto appunto al fatto che si è rotto oppure è fatta proprio così, ma comunque sia è un ottimo illuminante, quindi se dovete fare un ordine a Gerard Cosmetics, comprare rossetti e cose del genere, compratevi anche questo che non è male. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi do un grosso bacio e ci vediamo domani con un altro video per l'avvento natalizio. Un bacione e alla prossima. Ciao!